Un efficace esempio di edificio con giardino che si sviluppa in verticale, collocato in un'area ad alta urbanizzazione, è stato realizzato a Tokyo da Ryui Nishizawa, una delle due metà dello studio di architettura Sanaa. Cinque piani incastrati tra i grattacieli di una zona ad alta densità abitativa per una struttura trasparente che garantisce la massima illuminazione e vede un piano separato dall'alto da una ricca varietà di verde che ne caratterizzano gli estremi. Per collegare i diversi spazi sono presenti scale a chiocciola che attraversano aperture circolari poste sui pavimenti in cemento. La suggestiva cornice del canyon dello Utah accoglie uno spettacolare resort di lusso. Si tratta delle Menagerie Resort Luxury Hotel che si affaccia sulle spettacolari rocce dei canyon e con su quello che viene chiamato il Giardino del Diavolo, spettacolare area desertica caratterizzata da archi e scale naturali. Realizzato dallo studio 110, il resort ospita 34 suite di lusso all'interno di geometrie costruttive semplici e lineari che si integrano fluidamente, come se i contorni naturali entrassero a far parte della costruzione grazie all'utilizzo di legno, acqua e calcestruzzo. La città del futuro? Bella domanda. La metropoli, intesa nel senso ancora più ampio di come oggi la intendiamo, la pensa così Edward Glaser, economista di Harvard, che sull'argomento ha scritto un saggio dal titolo Il trionfo della città in questi giorni in libreria. Nel 2050 l'assunto dal quale parte Glaser nella sua dissertazione socio-urbanistica: la popolazione urbanizzata sarà i tre quarti di quella mondiale e questa, suggerisse Glaser, è una buona notizia perché i vicini e connessi si consuma meno, si crea di più e soprattutto si guadagna in qualità e anche in quantità. Ci sono anche i progettisti di Foster & Partners nel consorzio istituito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, che studia la realizzabilità di abitazioni lunari. Il contributo di Foster & Partners è la progettazione di una base lunare che può ospitare 4 persone in grado di offrire protezione da meteoriti, radiazioni gamma ed elevate variazioni di temperatura. La base è un modulo tubolare trasportabile, mentre una sorta di cupola gonfiabile funge da struttura di supporto. La geometria della struttura è stata progettata dallo studio britannico che, in collaborazione con i partner del consorzio, ha realizzato un prototipo di 1,5 tonnellate.